oggi un video un po' così, fatto molto di fretta, perché esattamente stiamo andando a scuola e come al solito siamo in ritardo. Faccio questo video perché volevo informarvi che a questi bambini piace la mia macchina. Ci saranno nuovi video, delle varie recensioni, così delle prove su altre auto, insomma tante cose varie e nuove, dopo aver superato la rotonda, perché è come un percorso ad ostacoli. E non lo so, tu hai tipo degli altri concorrenti, come se stessi giocando online sulla PlayStation, lo stesso discorso. Quando arrivi alla rotonda, è la rotonda di chi entra primo, cioè di chi si fa valere, perché non lo so, non esistono più le regole della strada, così, non esiste più niente, siete voi in mezzo alla rotonda. Tutti passano, tutti fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono. Un po' come in India, non lo so, che si incastrano tutti con quei video dell'India. E quindi fate vedere chi siete, così, però ovviamente non andando addosso a tutti, ma con lo sguardo così li fulminate tutti e vi fanno passare, soprattutto le donne si spaventano. Oppure sono fatti vostri, dovete farvi passare davanti 7-8 macchine tutti insieme, così. Solitamente teniamo su disco radio, perché adesso io non so come si chiama il tipo di disco radio, però è molto simpatico, perché anche lui dice ne ha piene le palle di andare al lavoro al mattino, quindi dice al giovedì, venerdì, dice ragazzi è quasi arrivata la fine della settimana, e allora lì ti rallegra un po' la mattina. Non abbiamo neanche benzina, possiamo neanche tirare la macchina. Vabbè dai, tiriamo un po', sentiamo il sound. Oh mamma mia, che emozione. Io sto guidando la mia 206 1004 diesel, se non lo sapeste, 68 cavalli e 160 Nm di coppia. Una coppia impressionante, ma non tanto impressionante la reattività della macchina, perché sennò tutte le volte, tutti i giorni, posto di essere in ritardo di 5 minuti, ci arriviamo di 15 minuti, perché da semaforo a semaforo qui ci si mette un'eternità, si vede davvero tutto, chi si trucca, chi gioca col telefono. Ecco, come questa dietro si sta mettendo qualcosa sulla bocca, non so che cosa sia. Una cosa impressionante. Proprio che poi prima di entrare a scuola, proprio ti sale la malinconia, così. Per di più bisogna anche subirsi il traffico. La mia macchina è un po' mezza scassata. Quello però, con i finestrini di plastica, mi spiace. Voi dovete sapere, ragazzi, tutte le mattine è così. Perché ci sono le donne, non che io abbia nulla contro le donne, anzi, questa tipa qua dietro, tipa di 60 anni, mi sta guardando strano, anch'io guarderei strano uno che parla male, che parla da solo, perché loro si devono truccare, devono fare le cose, ed è particolare perché io vendo una macchina da luglio dell'anno scorso. Queste cose in moto non le ho mai viste, perché andavo, li superavo tutti, come faccio anche adesso. Invece in macchina, quando sei così in coda, vedi tutte le donne stanno lì a truccarsi, fanno di tutto, cioè fanno meno cose a casa secondo me. Ci manca solo gli dare in mano la scopetta e si mettono a fare la polvere in macchina mentre sono in coda, cioè sono lì. Tutti devono passare. Il problema è che questo semaforo dura talmente tanto poco che ci sono pure, oltre a questo, ci sono quelli che vanno lenti e che si bloccano, non
si sa per cosa, si ferma in mezzo alla strada. Guarda, questa è la donna di prima che ti ho fatto passare, manco mi hai ringraziato. Ecco, adesso ti fatico un momento, sono passato a sinistra e faccio. Sentitela la turbina come entra. Che potenza. Comunque ragazzi, siamo quasi arrivati a scuola, quindi se vi piacciono i miei video iscrivetevi, se avete un po' di pena per me mettete mi piace a questo video, e bella ragazzi, ciao a tutti.